possiamo confermare che ci stanno sviluppi importanti e comunque notizie positive per gli oltre 100 lavoratori qui alla Bay Defense. Assolutamente sì, grazie all'azione e alla capacità dei lavoratori abbiamo portato a casa una modifica sostanziale degli intenti da parte dell'azienda. Abbiamo fatto sì che questo contratto di solidarietà, che per noi è uno strumento fondamentale per mantenere il più possibile i lavoratori all'interno dell'azienda, ma soprattutto una tutela del reddito dei lavoratori. E su questo abbiamo anche ottenuto la disponibilità aziendale a coprire le differenze salariali tra lavoratori in contratti di solidarietà e lavoratori che saranno al lavoro. Noi crediamo che è un primo passo, il contratto di solidarietà deve essere strutturato, regolamentato anche nell'utilizzo, nei tempi da qui a 12 mesi. La partita è ancora aperta, ma sicuramente un grande risultato dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali. Ecco, vicenda che va delineandosi positivamente per tutti i lavoratori della Betafence, che al momento esprimono tanta soddisfazione. Sì, siamo arrivati a questo punto, è un risultato abbastanza buono, visto considerato da come era partito il 29 luglio, diciamo che siamo abbastanza soddisfatti. Abbiamo vinto una piccola battaglia, adesso vedremo se in futuro riusciremo ad andare ancora oltre e cercare di far rimanere l'azienda definitivamente qui.